White Knight. Non so bene, devi mostrare questi con, ok. Va bene. Hai fatto apposta che gracchio, ok. Ah, Ulf con i 9 mesi. Ah, siano ringraziati i contraccettivi, ovvio, Gianni. Ok, voglio un chat spam di Gnes col coltello. Per favore. Stavo già impazzendo, sì. Stavo già sfasando perché gracchiava l'audio. È fatto apposta. Testo cos'è? Testo in inglese, voci? Capito, c'è la canzone in inglese, ma c'è anche la canzone in francese. Pensate già alla qualità del titolo. New game. E non in italiano. Dicevo, tra l'altro, neanche i 60 Seconds, quello nuovo, hanno fatto... Francese è molto più bella, vero Albi? Neanche il nuovo 60 Seconds hanno fatto in italiano. Some nights are just pitch black, without stars, and without sleep. Dirty nights clinging to you like tar. Like this one night, back in 1938. Boston. The Great Depression tsunami was just sweeping over what was left of America. Misery, hunger, despair. Times are hard, they said. Times were worse than hard. And the bar was about to close. As far as I was concerned, this was just another intoxicated day drawing to an end. If only I knew. Stavo pensando a questa roba, Pani. Smoke weed every day. Anche il maglione inizialmente mi sembrava la collanazza d'oro. È il gioco dello God. Fuori percorso. Oh, pardon. Sì, nero, dai, un pelino meglio. Insomma. Ciao, Manu. Technical Director italiano. Sessanta FPS stabili, vero? Hai visto, misto, anche la TV per i sordi. Bella patacca!
E cuori cuori a patacca che me l'aveva regalata lui sta perla. Skippato il gioco spaziale, non l'abbiamo finito. Cazzo, a saperlo, mancava un quarto d'ora, lo finivo ieri sera. Tum 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 tum. Non è che era bella la canzone? Come on. Mi sono perso fine dopo aver lurcato 4 ore. Non te lo spoilero, guardatelo. Era praticamente a 2 metri da dove eravamo arrivati ieri. As the image of that girl coming out of nowhere surged back in my mind. Did I hit her? Was she dead? I couldn't remember. Thoughts were spinning in my head. I hope I didn't run her over. I hope she's still alive. Then, the pain, the terrible pain on my side. And this question, where am I? Where am I? Non ho capito, è embriaco? No, nonostante il dolore camminare era ancora possibile. Ah no, perché si è fatto male, ok. La ragazza è per strada, l'impatto, non riuscivo a trovare il suo corpo. Che cripume. Cosa sembrava collegata all'impianto di illuminazione della strada? Beh, però se illumina diventa tutto bianco, non vedo più un cazzo. Adesso passa una macchina a 200 all'ora e mi schiaccia. Va bene, Kraios. Potevo affidarmi al Boston Daily News, che avrei potuto controllare con Jay. Chi era quella ragazza sulla strada? Non ero riuscito a evitarla, ma non avevo neanche trovato il corpo. Il suo sguardo disperato mi ossessionava. Ero ferito e mi serviva aiuto. Help, please. Help me. Villa Vesper, mai sentito da nominare? Avevo la testa vuota e dolorante. Che palle. Figa, per togliervi il mouse lo metto sul secondo monitor, poi clicco. Mi nascondo dietro allo gnemoni. 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 To collect my thoughts, but the intense pain was scattering them like a bunch of dead birds. My fear of being wounded changed into an obsession. Was I about to die? Morire, Johnny. Non morire. In casa, fanculo la tomba.
Abbiamo tradotto anche i cartelli. Dimmi che c'è scritto Vendesi. Vendesi. Il cartello sembrava vecchio almeno quanto la casa. Il gioco è White Knight, si chiama. Salve, bella signora. Lei è una statua, vero? Niente più che una mangiatoia per uccelli. William Vesper, una lapide senza data. La statua mi fissava, vacua e ostile. Una pala. La statua era stata spostata di recente. Ho capito, I'm sorry. Qua no, vabbè, guardiamo qua. Secchio era rimasto inutilizzato per moltissimo tempo. E anche detective, oh. Harry Vesper, un parente del padrone di casa. Dal nulla un nome, B. Normal. Normal. Sei lettere che mettevano i brividi. What? Margaret Vesper, nata a Venter Cross. Aie, fammi mettere sulla panchina, va. No. Aie. Ce la fai a salire, Peppe Nie? Dai, mi sono infilato nel tunnel. La la la, go! Un bicchiere? Non c'è mai vento qua. Il bicchiere conteneva tracce di un liquido dorato. What? Del buon pis. Qualcuno era stato lì di recente. Però era fuori casa, forse la chiave era lì nei paraggi. Non sa, tiene in tasca lui, no? Dai, Gianni Zerbino. Tattica dello Zerbino. I was all alone with my pain growing. Some nausea starting up. Don't stop. Think quick. Think well. It was just an accident. It happens. Cosa che succedono? I had to make it out alive too. Una lettera da Martha Kenton a William Vesper. In circostanze normali non l'avrei mai contattata. Sono una donna onesta. Ho sempre dato il massimo supporto a mio marito, sin dal giorno benedetto del nostro matrimonio, dal quale abbiamo avuto due splendidi bambini. Educati al meglio delle mie capacità, ma ormai non sono più in grado di crescerli come dovrei. Siamo rovinati. Il datore di lavoro di mio marito è in bancarotta. E lui è costretto a viaggiare di città in città alla ricerca di impiego. Sono ridotta a elemosinare cibo giorno dopo giorno. Mio figlio di 4 anni ha una brutta tosse che continua a peggiorare. Temo per la sua vita. Vediamo bambini morire per strada tutti i giorni. È questa forse l'America? Mi ritrovo a pregare per lei, che è ricco. Basterebbero pochi dollari. Potremmo lavorare per voi. Viviamo nella baracca sotto il cartello della Best Oil, presso il mattatoio Graham, all'ingresso delle baraccopoli. La prego di venire quanto prima. Martha Kenton. Inutile, quella lampada aveva visto giorni migliori. Beh, l'indizio dice della chiave.
quindi, cioè, nel senso, lui dice sarà qua vicino la chiave. Non vedevo ben niente, la finestra si faceva su una tomba. Vecchi entrambi i marcini, te caduti nella faccia della villa. E dove cazzo può essere la chiave? Provo ad andare da sta parte del giardino. S più M, cos'è che c'era scritto lì? Ah, un tronco d'albero tagliato, mi sembrava un bidone. VS, in altre circostanze l'avrei persino trovato romantico. Nella Golden Water? No, sarà nel pozzo? Questo simbolo misterioso ha un'aura potentissima. Chi è che mette la chiave nel posto? Johnny, che cazzo ne so? Era bello profondo. Spera che non ci fosse niente di utile dentro. Ok. Danny no. Proviamo dalla finestra. C'era la chiave. Dai. Vabbè, Johnny spacca il vetro, dai. No. Stupido di un tuc. In queste case vecchie c'è sempre una chiave da qualche parte, cioè è noto. È noto, sempre, regà, sempre c'è una chiave. Di cosa tratta sto gioco? Il gioco inizia, noi facciamo un incidente in auto, perché vediamo tipo una specie di donna fantasma, diciamo. Vabbè, non si sa se è una vera donna oppure era un'allucinazione sulla strada. E andiamo a sbattere su un albero e arriviamo in questa casa. Cioè, scendendo dalla macchina, l'unica roba che troviamo è questa. Torna alla statua, sì, è l'unico indizio che c'è. C'è una roba, quella non mi ricordo se l'ho guardata, questa qua al centro. Ma la più grande non la guarda. Nell'oscurità una scheggia di metallo attirò la mia attenzione. What the hell? Una scheggia di metallo attirò la mia attenzione. E quindi? Niente. Ah, adesso me la fa spostare, ok. Ma chi? Strano, prove che i morti tenessero lontani i ladri. I was about to desecrate a sanctuary. To open the door to a world I didn't belong to. But whoever lived in there, they would understand. I needed help. Anyone would understand that. Go, go, pusha Johnny. Pusha la po'. Guarda che sono andato oltre. Porca puttana.
Inquadratura della minchia. Lady Selene la estende dal regalo del Mollusca. Grazie signorina, grazie del supporto. Venditi un gioco italiano? No, ma hanno avuto somewhere safe. That's all that mattered. As the doors opened, the magic. L'accortezza di tradurre anche i cartelli. There was a smell like a cornered animal. The smell of fear. And yet I entered the place because I had no choice. I was praying to find a phone or some help. I didn't even bother wondering what happened to prayers when they reached the wrong door. Yes. Qualcuno sta con me, mi sembra mi dà rispetto, ma non l'ho mai sentito. Nick. Nick. E seguiamo le tracce. Go, telefono. Niente. Ah. Hello. Hello. I need an ambulance. Can you hear me? I need help. What happened? This cold. What the hell? The darkness around me. I was usually not afraid of the dark. But there, on that day, I remembered I had a matchbox somewhere in my jacket. The urge to light a match was growing with every new chill running down my spine. La scatola è una scatola di fiammiferi. Avrei potuto farmi luce usando invio. Batté una porta. Una donna dai capelli scuri dominava l'ambiente, ma chi era? Speravo di trovarne altri, ma mi sono dovuto accontentare di altri fiammiferi. Una pala. La pala era coperta di terra fresca. Era impossibile aprire. Un cappello, un uomo viveva lì. Chiunque vivesse aveva un gusto particolare per l'alcol. Le galosce, usate di recente. Che sto stacco di musica, Woot. Campanella. La poltrona sembrava comoda, avrei potuto riposare e salvare i miei progressi. Go, salviamo i nostri progressi. Inchiesto. Sto cerino quanto dura? No, lo sapevo. Vabbè che qua c'è la luce, però. Are you there? Con i suoi idei mi sentivo più in forza, avrei voluto correre.
Usando UU? Ma che cazzo dici? Bravissimo, usando shift volevi dire. Figo, usando U. Ma usa il pad? No, perché? Oh minchia, se stiamo al buio... Cosa succede? What the hell? Ok, quindi non si può stare al buio. Non si può stare al buio. L'arrivo dell'oscurità, 29 ottobre del 1938. Arrivò il momento in cui smettemmo di tenere conto di quante attività avessero chiuso negli ultimi 9 anni dei disoccupati e delle loro famiglie finiti per strada, senza altra scelta che una vita di povertà nei bassi fondi. Smettiamo di tenere conto della merce sprecata, gettata in mare o bruciata perché nessuno se la poteva permettere. Smettiamo di tenere conto dei colleghi perduti. Era il 29 ottobre del 29, 9 anni fa. La crisi del sistema americano, marce corrotto, aveva fatto precipitare il mondo in una turbolenta oscurità. Siamo ancora qui, ma abbiamo perso la fede. Smettiamo di contare perché erano solo numeri, numeri che oggi danno la nausea. La luce dell'alba sembrava così lontana. Allora, e oggi alcuni credono di intravedere il sorgere del sole. Costoro dimenticano che da qualche parte l'oscurità della notte è sempre in attesa. Quanto poetico. Help me. Who was it? Hello. What was it? In my world, women didn't glow like the moon. And they didn't walk through doors either. I had to be more badly wounded than I thought. Visione ottobre 29 ha detto un martedì nero perché crollò la borsa di Wall Street. Ah, vedi che c'è la lore. No, come si accendeva il coso? Come si accendeva il cerino? Un invio. Ok. Ventrius con i 5, welcome back Gianni, grazie mille. La sala della luna era circondata da un'aura confortante. La foto di un bambino, sognava ad occhi aperti. Ricordi. Ragazzi in abiti religiosi, una casa piena di antiche tradizioni. Diario di Margaret. Oggi William compie 7 anni, Harry è con lui. Sono vestiti da mostre spaziali e inseguono la servitù in giardino. Woot, giochi, sempre solo giochi. La casa è un disastro e le loro grida mi hanno fatto venire un terribile mal di testa. Mi sono barricato in ufficio, ma non riesco neanche a pregare. Le fantasie di Harry allontanano William dal suo destino di gloria. Devo riportarlo a me o non riuscirò mai a farlo diventare un uomo. È un Ventercross, devo fargli accettare il suo retaggio, mostrargli la strada. Harry è un sognatore privo di ambizioni, non ha nulla da insegnargli. Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Che idiozia, le donne dovrebbero stare in prima linea. Guardate a che punto siamo arrivati, ora che non è così. Non mi faccio illusioni su quanto poco
potere il mondo moderno di alle donne, ma William è giovane, lui è il futuro, le sue azioni saranno le mie. Prego che la notte giunga presto su questa casa. Possa William smettere di seguire favole ingannevoli e trovare il suo posto nel mondo. Rompi i coglioni. Era bloccato da questo lato. Chiuso. Ero bloccato da questo. Chiuso. Non c'era niente di confortante in quel crocifisso. La luce. Che non mi ha fatto vedere nulla. Cos'è sta roba qua? Ok, no. Questo abbiamo già letto. La luna ci è confortante. Vabbè, andiamo all'altro lato di casa. Qui non c'è nulla. Chi aveva risposto? Non riuscivo a togliermi quel suono dalla mente. Ma davvero stai giocando a White Knight stasera che non ho elettricità a casa perché la mia azienda non paga la luce della casa che mi ha messo gentilmente a disposizione per un mese? Veramente no! Ma come? Ryzen. Le coste erano pressoché illeggibili dei libri. Per chi non sapesse cos'è la costa di un libro, è la parte laterale, diciamo. Le ombre di madre non mi lasceranno mai, ora capisco. Chiamarle fantasmi sarebbe come far loro un complimento. È marciume che prospera nell'ombra come mosche nere sul letame. Non mi lasceranno mai finché vivo. Chi mi appenderebbe il ritratto di una donna senza testa? Ma dove? Minchia, non si vede fortunatamente. Margaret Vesper, nata a Ventercross, una donna tanto regale quanto gelida. Cerino. What the hell, ma dovevo fare un mese horror sto gioco, raga. Beh, la foto del retaggio di Vesper, un dono nel passato premiato come azienda dell'anno. Best place to work 1922. Puttana miseria! Ok, perché mi ha aperto sto coso? Ah, perché ho pigiato io la Q, mi sono cacato in mano. Mi ho pigiato la Q. Lascia starmi. Non puoi venire alla luce, puttana. Una scarpa a tacco alto. Forse la proprietaria è una è nelle vicinanze. Figa, fantasmi con i... Va bene, me ne va. Shit. Ma non ho visto l'altro lato di stanza. Un grande giorno per le nostre famiglie. Le ombre di madre non mi lasceranno mai. Ora capisco. Ah no, questo qui l'abbiamo già detto. Ok, questa è la strada. È la stanza principale, giusto? No. Ma che cazzo, ma il quadro è ripetuto. C'era pure di là. Vabbè. Thing looked like it was reaching out from some fairy tale. The kind of stories in which kids get devoured by some witch in a dark forest. Was it real? Delusion or not? No, perché lo spegno? I tried not to think about it. Only a madman can think mad. Oh, perché lo spegne? Ma sei stronzo che lo spegnevi?
Dai, mi ha fatto buttare tre cerini. Porca troia. Però no, girava solo polvere silenziosa. Sei tu, Jessica? Ho deciso di accettare la tua presenza. After all, from all those weird things I had seen that night, she was the only one who hadn't tried to kill me. Vabbè, quindi l'abbiamo accettata, è nostra amica ora. Carissimo William, mi hai detto che volevi sapere da Serena William è stato uno, ok. Volevi sapere di più sul mio conto. L'ultima volta non ti ho detto tutto. In questa lettera scoprirai il resto. Arrivo in California nel 1930, a soli 18 anni. Che posto favoloso. Il tempo è perfetto, passo ore sulla spiaggia, stupito da quanto possa diventare marrone la mia pelle norvegese. Di sera sono in quartiere dove sono tutti i jazz club. Di pomeriggio guardo la gente giocare in spiaggia, canticchiando le melodie che ho sentito la sera prima. A volte provo a cantare più forte delle onde, è un ottimo esercizio. Il mio inglese migliora velocemente grazie alle canzoni americane che conoscevo già ad Oslo. Non mi rendo conto della povertà e del disagio sociale che divorano il paese. Sono giovane e voglio essere bellissima, conoscere i miei coetanei e cantare. Allo Spice Club di Los Angeles conosco i membri di una jazz band. Sono bravi e divertenti, suoniamo tutta la notte e mi dimentico del tempo che passa e dei miei genitori. Chiamano addirittura la polizia. Finita la nottata i musicisti mi dicono che cercano una cantante che vogliono me. Faccio fatica a crederci. Hai mai provato la sensazione di trovarti nel posto giusto? È fantastica. E non te lo so dire, Andrew. Le Spice Girl, esatto. Nacquero così le Spice Girl. If you wanna be my lover. Il menù della cena era vecchio di almeno 20 anni. Se i fiammiferi è stato. Ok. Poco sarebbe stato ideale, ma dovevo prima trovare della legna, quindi qui possiamo accendere tutto. Ceppo di legno non male per il fuoco che mi serviva. Good. Più legna, più legna. Dai, c'era solo un ceppo della minchia. Dai. Ma vedi che lo spegne. Ah, mi sa che a volte c'è chance che il fiammifero non si accenda. Pensa a te, c'è anche l'RNG. Ciao Giada, buonasera. C'è l'RNG nel gioco. Questo è quello che ho appena letto. Beh, devo trovare altri sicuramente qui. Un vero microfono, la ragazza però era solo un sogno. Devo riuscire ad accendere. Ma che cazzo, ma a volte durano pochissimo. Piatto lasciato alle mosche. Qui dice, se il fiammifero mi dà fastidio, vabbè, spegniamolo. Non vedevo nulla. Alla fine della giornata avrei polpastrelli distrutti, minchia sì. Goddamn door. Too heavy for me to breach it. Especially with my bad leg. Ok, non riusciamo a aprire la porta e credo che dobbiamo trovare un altro tronco. Dobbiamo switchare il room. Credo che anche la durata del fiammifero sia random, eh? Vedi, questo è fallito. Dai! Ecco perché ne trovi così tanti. Come è bloccata?
Non sono arrivato da lì, oh. Ma infatti, buttiamoci una sedia. Paesaggio immobile, congelato, come i volti che lo circondavano. Forse è possibile che secondo il fiammino si spenga a causa del vento? Minchia, sai che hai ragione, forse? Perché appena ho sprantato ma si è spento. Allora, andiamo pian pianino. What the hell? Serve altra legna. Serve sto tronco. Capisco perché mi fa il tutorial per spegnere il fiammifero. Davanti a quel robo lì. Ah, chiave della cucina. Poiché la carenza di sonno intaccassi la tua sanità mentale e la tua memoria, ho deciso di mettere la chiave della cucina in questo libro di ricette tanto amate da padre, in biblioteca, e non lo sposterò mai. In questo modo non dovrei più fare altre copie delle chiavi, non perdere mai questo appunto. Il tuo più devoto servitore, te stesso. William. Quindi in biblioteca c'è la chiave della cucina. Legna, go! C'è una porta nella sala, dopo andiamo a cercarla. Così poteva andare, ma quanto sarebbe durato? Sì, vabbè, non illumina un cazzo. Abbiamo trovato una torcia con infinite batterie. Ho voluto guardarmi intorno. Devo interagire con la gente usando spazio. Ma quanto stiloso. Ho fatto un concerto di al Red Bait nel settembre del 34. Incontrammo Jitz Erzeger, produttore a capo di un'etichetta che sta avendo molto seguito, la Two Roads. Fine spettacolo, mi dice che la mia voce è meravigliosa, che il mio accento norvegese dà un tocco unico al jazz afroamericano. Ascoltatori appassionati lo adorano. Devo ammettere che in giro non ci sono molte cantanti jazz norvegesi, ma non riesco a credere che ci voglia offrire un contratto. Eppure così. Ci propone di chiamare la band Selena and the Frozen Sons. Mi pagheranno per cantare. Sembra tutto così facile. Papà ha sempre detto che in California tutto può crescere e sbocciare. Mi sento come un fiore che fa capolino dalla neve, ma i miei genitori non sono contenti per me. Penso che sento la mancanza di casa, ma io ho 22 anni, la vita è un'avventura che conosco ben poco. Non conosco il dolore, per esempio. Tutto cambia. Rossetto crocifisso, libri di astronomia, un vero tesoro. Disco era caldo e confortante al tatto. Sentì l'improvviso impulso di ascoltarlo. What? E andiamo al giradischi. Bella cippa. Beh, adesso si è sbloccata la porta, vero? Cazzo. Ma come esco, regà, di qui? Ma veramente, brucia sta porta e via, no? Ah no, da qua sono arrivato io. O no?
Non lo so più, regà. Ah sì, giusto, giusto. Sto partendo con la musica che infondeva in me speranza. E lei è Jessica Rabbit, regà. Se è un rebus vuol dire chiava. Sono fortissimo nei rebus. It was her. That girl from the jazz record. Selena Sandvik. The key she left me was an invitation. Esatto. Was she trying to help me? Or was I heading towards even more troubles? Che rossetto scuro una emo. To focus. Surviving is a full-time job. Not the kind of job you can afford to lose. Ecco la chiave. Prendila. Ma non è quella della cucina, però. Sarà la chiave per uscire da quella porta richiusa? Ok. Che figo però, anche solo che ci prova. Questa è bloccata dall'altro lato. Però mi piace che mi mettono lo shift per sprintare. Non posso sprintare perché si spegne. Datemi una torcia, un coso, una lampada. Sì, sarà la chiave della biblioteca. Qui da dove sono arrivato. Questo ritratto di una donna era stato lacerato col coltello. Appuntamento col destino. Questi monarchici dell'economia lamentano la nostra intenzione di sovvertire le istituzioni americane. Quello che davvero li preoccupa è il nostro tentativo di sottrarre potere alle loro mani. La nostra alleanza con le istituzioni americane necessita del sovvertimento di questo tipo di potere. Cercano invano di nascondersi dietro la bandiera e la Costituzione. Nella loro cecità dimenticano cosa essa rappresentino. Ora, come sempre, esse rappresentano la democrazia, non la tirannia, la libertà, non l'assoggettamento. E sicuramente non è non la dittatura delle mafie e dei super privilegiati. Franklin Delano Roosevelt. Bel cognome, Johnny. Sono tipo fortunato. Una copia originale di Claire de Lune di Debussy. Memorandum, poltrone. Sono così stanco. Padre ha ordinato delle poltrone in pelle da un artista di qui, sì. Sono perfette, uno dei pochi luoghi in cui posso riposare e pensare. Forse il simbolo del sole che le adorna. Quel sole che l'ha accecata, non so. Sono solo grato che sia qui. Grazie, padre. Minchia, le poltrone col Praise the Sun incorporato, le Praise the Sun Edition. Dai che lo apro con la chiave. Un simbolo esoterico ornava il coperchio. Era chiuso ma aveva una minuscola serratura. Vabbè, se troviamo una chiave piccola sappiamo che è per il carry-on. Un odore di tabacco fresco che riempiva la stanza. Che ansia sto pendolo. Io da piccolo ce l'avevo a casa.
Un bieco di notte. Io mi addormentavo contando i, cioè ascoltando e contando il, i rintocchi del, del, del pendolo in sala. Dici tico tico solo una volta? Cos'è tico tico? Li guarda da dietro i vapori del whisky, uomini e donne ubriachi che si berciano addosso come animali, si afferrano e si mordono, una pantomima grottesca che sembra eccitarli. Sono sconvolto eppure invidioso della loro stupidità, di quell'abilità di dimenticare tutto in un attimo. Poi ci sono gli amanti. Il pendolo era amico del ficus, vaffanculo. Ha appoggiati gli uni sugli altri in quel baccano, sicuri che le loro parole troveranno la strada verso le menti dei loro amati. Sogno di essere a posto, al posto di quel tizio. Di bearmi delle sue parole. Cosa mi direbbe lei? Cosa risponderei? Le direi che la amo? Forse non direi niente, forse la colpirei. Potrei essere suo figlio. Potrei essere figlio di ogni donna. Il mappamondo era coperto di cazzetti. Mo chiudo il foglio per il resto di quello che hai letto. Era in un locale per scambisti. Hi Thanos, la regala Bimu. Welcome back Bimu, grazie. Grazie Thanos, cuori cuori per lui. Ci bene, cosa erano perso... Ah! Ok, qui siamo tornati dove siamo partiti, quindi andare a destra. Dove cazzo infilo sta chiave? Voi avete detto che mi sono bevuto una porta e quella è la porta. Ah, non c'è più il fantasma. Non aveva niente di speciale. Library! Secondo voi dov'è la libreria? Ah, oggi William compie 7 anni, Harry è con... Abbiamo già letto questa. Ok, go. Le ombre rifuggono. Rifuggono? Sì, la luce. Elettricità. Elettrica, vabbè. Mica non capivo. Le ombre rifuggono la luce elettrica. Le ombre rifuggono la luce elettrica. Questa notte una delle ombre di madre mi ha trovato in biblioteca. Una delle ombre di madre mi ha trovato in biblioteca. Avevo fatto riparare l'impianto elettrico il giorno stesso, dopo anni di malfunzionamenti. Nel panico ho schiacciato l'interruttore. L'ombra è svanita con un grido. La luce elettrica la distrugge. What the hell? Una delle ombre di madre mi ha trovato in biblioteca. Boh, una delle ombre di madre. La luce della luna mi sembra stata... mi sarebbe stata d'aiuto. Ascolta, questi cambi di telecamera non mi piacciono. Una spalliera dietro le tende. Ah, noi dobbiamo trovare il libro con la chiave della cucina. Le tette lacerate non erano particolarmente di mio gusto. C'è tutti i ritratti di quella, perché è sempre uguale, soggetto. Sono tutti tagliati. La mano degli uomini, mia madre. Tu mi permetti di essere uomo. Sai, una motosega, cos'è la roba lì? Niente. Mi accusa. La sua voce mi tormenta, mi insulta. Mi accusa di non essere stato l'erede che voleva. La morte ha reso Margaret ancora più letale. Sono suo figlio, la mia mente è aperta a lei. Sono disperato. Come si può tenere a bada chi è già morto? Come on.
Piglialo il coltello, please. Il coltello aveva proprio un ruolo. Un proprio ruolo da svolgere. Anche se non mi piaceva pensarci. Io lo prenderei, Johnny. Non si trattava di arte, era la fantasia di un omicida. Posso sapere la storia del ficus? No. Tre lapidi, tre nomi. Maria, Irinia, Virginia. Simboli geometrici. Il solo fatto di guardarli mi provocava il mal di testa. Un giorno riracconterò la storia del ficus. Mi spiace, Worsting. Diana e William Vesper, strato 1. In alchimia, il secondo dei quattro cicli che portano all'incarnazione della mente della grande opera, la pietra filosofale, è chiamato opera bianca. L'albedo, la leucosi. Che non sto qua a spiegarvi che cazzo siano. Cioè. Che cazzo. Durante questa fase, l'alchimista, in un ciclo di rinnovamento, purifica la materia. Durante questa fase, l'alchimista, in un ciclo di rinnovamento, purifica la materia che ha dissolto e bruciato per anni con acqua distillata 3 volte. Questo è il tempo della luna, delle purificazioni della materia tramite la femminilità. L'acqua ottenuta in questo modo è chiamata Alkest, il solvente universale, l'elisir di lunga vita che pone fine alla piccola opera. Sul drop, che bravo! Nonostante le mie ricerche non mi è stato possibile ottenere un vero Alkest. Potrebbe essere la cura definitiva, l'elisir che mi salverebbe la vita. Non ho interesse nell'eternità, voglio solo la pace. Ho comprato dei materiali, stasera comincerò il viaggio verso la grande opera. Spero di raggiungere l'albedo, ma la strada è lunga e piena di ombre. Ok, è andata quasi bene. È andata quasi bene. Quel taglio era opera di qualcosa di affilato, mi serviva una cosa... Ma sei cretino! Verità di donne, quasi come una collezione. Cosa vuol dire mi serviva una roba simile? C'era il coltello, non l'hai preso! Niente. Ah, mi sa che... No. Può essere tipo un puzzle. La roba marcia devo trovare la causa di questo problema, di quel problema. Minchia, l'ora intensifica, ma proprio la sera col mal di gola. La crisi che viviamo è una malattia figlia del capitalismo e della speculazione, una follia cieca basata su 3 peccati fondamentali. L'avidità, fin dal 1918 la ricchezza derivante dalla grande guerra era stata conservata generosamente nelle cassaforti già piene dei ricchi e non era stata usata per il bene dell'economia del popolo. Inesperienza, le politiche restrittive dell'ancor giovane Federal Reserve, incapaci di fare scelte audaci, avevano distrutto il già fragile equilibrio economico. Paura, il rifiuto della Fed di rifornire le banche di soldi per incoraggiare la spesa fu all'origine della stretta del credito. Questo aveva a sua volta spinto la popolazione a ritirare i soldi, portando il sistema intero al collasso. La crisi sarebbe arrivata subito dopo. Se qualcuno avesse avuto il coraggio di affrontare i pochi che stavano dissanguando l'America, la crisi sarebbe potuta evitare. La gente dovrebbe chiedere a Dover dove fosse quando la nave cominciava ad affondare. E sì, credo che tutto sia basato su una storia, cioè, vera. Tipo questa puttana non mi sembra vera però. Lascia starmi. Ok, di là non si va. Numero, ok, che ne abbiamo fatto il giro. Ma qui dovrebbe esserci la chiave, regà. Ma quindi posso correre o non posso correre? Ma sì che posso correre. Però
Ora si spegne, non lo so. Ciao Tinda. Questo l'abbiamo già letto. Magari non era addolorante, era meglio non peggiorare la situazione. Questo mi sa che l'ho letto. Fatelo smettere, Dio, ancora mio padre. Vorrei che tutto tornasse come era prima. Andare alle corse e farmi dire i nomi dei cavalli che sapeva tutti a memoria. Faceva scommettere e rideva quando perdevo. Voglio che mi dica tutto sulla nostra famiglia, il coraggio dei Kenneth Cross. Quando combatteva i soldati inglesi al tempo del Tea Party. Le battaglie contro la schiavitù di zio Erdi. Capitano di una nave da guerra dell'Unione. Senatore e poeta Douglas Venter. Tom Kenstown. Membro dell'American Academy of Arts and Sciences. Grandi uomini, cavalieri intellettuali, orgoglio della famiglia Ventercross. Cosa diranno di papà? Sono le 4 del mattino e non riesco a dormire. Papà nella sua stanza e sta ancora gridando. I suoi debiti... non faccio lo streamer. I suoi debiti e con loro gli attacchi d'ansia. Faccio lo streamer. Peggiorano di giorno in giorno, da quando la compagnia ha chiuso. Di notte si lamenta come una belva ferita. Faccio lo streamer. Dicono che nel suo sangue ci sia qualcosa che l'ha fatto impazzire. Dicono che l'abbiamo... Dicono che ce l'abbiamo tutti in famiglia. Dicono che c'entrano anche i figli. Non capisco. E mamma non vuole spiegarmelo. Neanche Sara vuole spiegarmelo. Mi frusterebbero, dice. Non si parla di certe cose in questa casa. L'ho minacciato, ho gridato, ma è rimasto impassibile. È rimasto impassibile. Mi trattano come una bambina, ma ho 15 anni, sono una Ventercross. Un bramino di Boston. Ho il diritto di sapere cosa sta succedendo alla mia famiglia. Tre lapidi e tre nomi marino. Ah no, qui siamo già venuti. Abbiamo finito, Matti. Regà. Io credo che comunque il posto sia questo, perché... ha detto la chiave della... cosa che diceva, la chiave della cucina la metti in libreria, sempre nello stesso libro, nello stesso posto, una roba del genere. E se finisco i cerini? Porca troia. Mi accusa. Brucia i libri. Se uno non brucia quello della quest, tu dici, perché le robe delle quest sono indistruttibili. No. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Appena è, vado a vedere. Ma certo non poteva essere così facile. E metti sta cazzo di spina. Ah. Chiunque fosse responsabile dei seri problemi con le donne. Ah. Sembra che madre, o ciò che ne rimane, cambi col passare del tempo. All'inizio era immobile, come intrappolata nel suo stesso incubo. Ora si muove ciecamente per la casa, come faceva subito prima di morire. Attende dietro le porte in atteggiamenti osceni e contorti. Parto di una mente folle. Non posso muovermi per paura dei suoi artigli. Ma che cazzo? I frammenti d'osso e le armi ritrovate da Riviera presso gli scavi messicani di... cazzo, di Teotihu... di Teotihuacan sono finalmente arrivati. È stato di parola, ma ho dovuto pagargli parecchio. Le piramidi mesoamericane di questo sito sono tra le più grandi dell'intera regione, anche se risalgono 2 secoli prima di Cristo.
I resti umani trovati sotto la piramide della Luna confermano le mie teorie. Si tratta probabilmente di vittime sacrificali. Rivera mi ha detto di averne trovate almeno 4. Le braccia legate dietro la schiena erano state sacrificate alla grande dea. Di Teo, vabbè, è un grande onore. Un grande onore essere sacrificate alla grande dea dei Teo bla bla bla. Il coltello è in ottimo stato. Da quando l'ho affilato sembra pronto a servire di nuovo la dea. Devo ritirare la cerimonia sacrificale. Mi farò inviare i corpi per nave. Troia della Mesopotamia. Sammi lontana. Guardalo lì il libro. Shit. No. Gesù. Ah. Ok. Mo la beto sulla luce. Vieni, stronza. Cazzo, non ci viene? Non posso spostarla? Vabbè, la cosa più creepy del mondo, regà. È la cosa più fanculo creepy del mondo girare una lampada in un gioco. Marina, Irina, Virginia. Ah, mo' il coltello. Dov'era quella con l'occhio? Dovevo maneggiare il coltello con entrambe le mani. Il fiammifero era di troppo. Cioè, devo usare il coltello a due mani, questo? Un rogue nato. Ma ne hai usato una sola! Cosa, dovevi tenere fermo il muro? Impostore bastardo. Ah, è partito un pendolo. Qui c'è sempre lo zombo, sì. Fino al labirinto, mica la biblioteca. Minchia, l'ultimo cerino, regà. Non è difficile entrare in una porta, Johnny. Cinque cerini. Direi di salvare, va. Allora, il pendolo. Abbiamo visto un pendolo, regà? Credo di sentire un pendolo. Lo spartito è stato tolto dalla vetrina. Qui c'è il carry-on. Ma è il pendolo questo? Ah, posso salvare pure qui. Ma vaffanculo. Sembrava là. Non è qua.
Bella, VK. È molto bello, sì. Raga, ma dov'è il pendolo? Oh. Te non fa niente. Tutto sto bordello e il pendolo non fa nulla. Rip. Minchia, ogni volta che fai un'azione spegne un cazzo di cerino. Aspetta che conviene ricaricare. Ok. E regà, allora bisogna tornare nella stanza dei libri, bisogna trovare sta chiave. Ciao Jack, buonasera. Minchia, ma l'ho girata tutta 8 volte. Adesso abbiamo letto. Eh no, muoio. Cioè, se le pusho muoio. Metto, provo a rushare dentro, vediamo. Ciao Steppo, ti manca l'altro coltello? No, ce n'è solo uno. Dai. Tra l'altro la cosa bella è che adesso ho fatto continua e comunque mi ha usato il cerino. La foto è una con un coltello. E che difficile vedere gli oggetti. Cioè, io vado a spam di barra. Lo so che sto finendo i cerini, raga. Questo l'abbiamo letto. Che poi non è un robo da leggere. Cioè, lo aprirai e dirà, ah, una chiave. È sempre qua. Ah, aspetta. L'ho bevuto. Il juke. Ma come? Mi ha preso qua. Niente, il counterbait. Mi ha fatto il counterbait, that bitch. Ah no, 4. Ah, solo che si alza e mi si rompe. C'ho l'RNG loccato. Devo sfruttarlo fino all'ultimo, il buio. A meno che io devo illuminare qualcosa. No, però alla fine. Non c'è la lampada, sì, ma non gira abbastanza. Non gira abbastanza sta lampada. Cioè, io ho provato a baitarla, ci riprovo, magari l'ho fatto male. No, vedi, non viene. No, è loccata lì. Quella foto, se non è il coltello? Ah, questa. Ah, mi sembra qualcosa di simile. Va bene. Dove lo trovo un coltello? In cucina? La Bajur, dici? Guarda, gli sono passato di fianco. E non mi ha dato la cosa per interagire.
No, anche perché io ho collegato un cavo, però effettivamente qui c'è un altro cavo. Eh no, non me la fa mica accendere. Ah, da qui. Bitch! Dirty bitch. Il proprietario di casa aveva ricevuto casse e casse di libri. Il problema è con tre cerini. Allora, ricetta della Francia francese: pesce crudo alla tahitiana, 6 porzioni. Vabbè, tagliare il pesce, bla bla bla, stressare. Non credo che ci interessi. Però uno di 4. Ma soka ni quaz è una roba che si dice nell'intimità. Boom, ho trovato la chiave. Ditemi che non sono l'unica che a volte muove la testa come il pollo. Cazzo, sere. Io la muovo come il Riro T. Vabbè, che cazzo di testa avete, oh? Allora, andiamo di qui. Go Johnny. Merda, non era di qui. Allora, dobbiamo andare in cucina, in cucina, in cucina. No. Catti con i 5. Oh, accendilo. Madonna, ma si è spento il fuoco. Se ne è andato nella casa a vedere se... Questa è una roba bella, l'ovvio, grazie mille. E poi Q con i 20, abbonati, abbonati gratis. Come on. Porca troia. Achievement unlocked, ultima cartuccia. Fiammiferi. 40 sono quelli, good. Siamo maledetto la missione dell'erudito. Siamo maledetto il Volsted Act. È passata una settimana dall'ultima volta che Winterstone mi ha procurato del Barbon. La città è all'asciutto da quando la polizia ha requisito la distilleria Beckford. Dovrò farmi portare dell'alcol di contrabbando, poi con la prossima nave in arrivo da Anang. L'alcol dall'Asia mi brucia le budella. Oh, la madonna. L'alcol dall'Asia mi brucia le budella, ma non ho scelta. Ci vorranno settimane, maledetti poliziotti corrotti. Voi dormite tranquilli, vero? Nessuno esce dall'ombra per attaccarvi di notte. Quel paternalismo stupido ed ipocrita. Ai poveri cosa resta? Prima di occuparvi della mia salute dovreste pensare se i vostri rimedi mi faranno stare meglio o peggio. Dovrei uscire e cercare altri contatti, ma so che le ombre mi inseguirebbero. Chissà cosa potrebbe succedere là fuori, soprattutto mentre guido. Ma che è, oh? Ok, lì altri fiammiferi. L'altro in alto a destra ti dice quanti sono. Altri 40, ok. Botto di fiammiferi qua. Pezzo di carne, chissà di cosa o di chi. Il pugnale era stato usato per incidere Selena. giustamente devo accendere la luce perché sennò non me lo fa prendere. Cioè posso accendere anche sotto se voglio.
Ma scusa, così sono accese tutte e due? No. Non ho capito. Va bene. Allora, frigo funziona nell'aspetto del crepito, quindi il frigo funziona. Utile. Piattina, lavandino, brulicavano di vita ormai. Che bellezza. E bene, fiammiferi. Tisana in padella? Ah, e tieni anche questi capi. Ah, ancora ti viene una padella, ok. Grazie, Poiku. Thank you, thank you. Ok, spegni sto coso. Cazzo, cosa c'era scritto qua? Ero prigioniero nel mentre di una bestia nera ed affamata. Dite che è il corridoio quello, sì, dai. Ce la faremo andare lì senza accendere la luce? Go. What? Perché non esce? Cioè, sprangato? Ma che... burgeria mai questa? Ma what a burgeri! La RTL con i 3 mesi. Welcome back, Johnny. Grazie mille. Vabbè, dobbiamo tornare ancora di là. Questa è sempre bloccata. Oh, quindi questa è una shortcut. Dai, fantasma della minchia, vai via. 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 Come correre da pussy quando scappo. Oh yeah, oh yeah. Ciao Eri, buonasera. Vabbè, quanti sono, mo? Oh. Ah, di qua non posso andare. Shit! Merda, devo rifare la parte qua. Beh, che però in realtà è easy. Devo solo seguire sto cavo. Schiacciato, ma vaffanculo. Ok. Chiappa la chiave. Via, passi in cucina. Ah, ma aspetta, qua c'è un ciri. Vabbè, che tanto ci devo tornare lì. Questo che cazzo è? La sua famiglia dopo la morte di Valeria mancano le loro voci, i loro passi, le loro vite. C'è la faccia da furbetta quella al centro. E quella a sinistra la pazza. Vai via.
Accendi. Bella meta. Qui non avevo preso niente, vero? Ho sparso la scatola di fiammi e ho attaccato nel caso saltasse la corrente. L'unica cosa che vorrei vedere succedere. Prendiamo il coltello. Non so neanche se vale la pena cambiare le luci. Vabbè, che tanto. In caso da qui la riaccendi. Perché non c'è fantasma, mo? Merda! Go! Shit! Via, via, via! Entra, Johnny! Niente in faccia ancora. Puttana miseria. Puttana miseria. Muori, pussi. Schippa, schippa. Però prima pensavo di dover sbagliare, cioè di dover fare un'altra strada. In realtà la strada è quella, perché il gioco mi porta a fare quella strada lì. Quindi la strada è giusta. Quindi da qui vado ancora dritto. Facciamo un save arena boo qui. Vero che riusciamo a salvare fast? Ok. Così ci evitiamo la sbatta della cosa e siamo subito qui. Allora, prima di andare avanti, bitches, datemi 2 minuti, facciamo un piccolissimo break, mi faccio un coffee e torno subitissimo. Be right back. Cut of the cloth as a gladiator with generator. I'm like
Johnny mnemonic, the body highly robotic, shoot a microscopic laser rays. You ain't know? We reboot it. 2.0. Don't be stupid, run when you got the chance, cause this time, baby, get bots in there. Don't hesitate, I'll decimate. It ain't nothing to push a button to detonate. Spit fire and trip wire, you get blew up. Let's go. Suit up. Genetic and cybernetic. Kinetic energy got my enemy side of crevice. Literally, by the medic in dying seconds. Pop, pop, more shots in the diabetic. Pathetic, lay on the ground. I say in the sound to get an AK to your crown. Does it look like I'm playing around? Spraying around with AK, I'm laying them down. It's like that. Fight back and end up begging for your life, chat. So run when you got the chance, cause this time, bank ain't Watson ass. Don't hesitate, I'll decimate. It ain't nothing to push a button to detonate. Spit fire and trip wire, you get blew up. Let's go. Suit up. Genetic and cybernetic. Kinetic energy got my enemy side of crevice. Literally, by the medic in dying seconds. Pop, pop, more shots in a diabetic. Pathetic, lay on the ground. I say in the sound to get an AK to your crown. Does it look like I'm playing around? Spraying around with AK, I'm laying them down. It's like that. Fight back and end up begging for your life, chat. So run when you got the chance, cause this time, bank ain't Watson ass. Don't hesitate, I'll decimate. It ain't nothing to push a button to detonate. Spit fire and trip wire, you get blew up. Let's go. Suit up. Hey, don't break my fuck. No, don't break. That's my fucking foundation, bitch. That's my fucking foundation, bitch. Allora. Okay. Mi sono fatto il tè. Fanculo al coffee. Mi sono fatto un tè caldo per vedere se si ripiglia la gola. No, non potevo fare nulla senza luce. Quindi abbiamo fatto il Severino. Dobbiamo andare di là. No, te Warstig. Mi raccomando, non dimenticarti le luci. Ah no, niente. Ma what? This is what the night looked like. Limited perspective is as closed as this door. Ma scusami, la chiave? Ma veramente non l'ho presa? Vabbè, sono uno stronzo. Cioè, veramente non ho preso la chiave. Puttana miseria. Ok. In ritardo. Grazie, grazie. E vabbè, abbiamo dato in beneficenza un fiammifero.
E accendi. Savory, no. No, cazzo, butto un altro fiammifero così, mi sa. What? Devo trovare una fonte di luce migliore. Ma si è rincoglionito il gioco, raga. Ci ho salvato prima qui. Ciao, Vlad. Buonasera. Allora, quindi fast. Prendi qui. Accendi la luce. Apri la porta. Inchiappa il coltello. E ora dobbiamo fare the great escape senza morire. Plum 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 plum. Allora, quindi devo scappare. A meno che sia aperta questa ora. No. No, la strada allora è giusta, quella che ho fatto per due volte. Ma non ci sono gli zombie? Porca troia. Eh no, vedi, qui c'è un muro invisibile, non posso passare. No, purtroppo di lì non si passa, raga. E ma altre strade non ne vedo. A meno che devo andare in su, verso l'alto. Forse lì effettivamente una porta c'era. Ciao Shiro. Salvo qui a sto punto. Dai, che sfiga. I cerini buggati. Ma tipo anche qui posso salvare? No. E quanto scotta. Ok, here we go. Here we go. Sei tornato da dove? Sì, per un altro motivo che ho rimesso 1080. Non ve lo posso spoilerare però. Ve lo dico a giorni. Non ve lo posso spoilerare ora. Saia. Ok. Le puttane 1080. Allora, indi per cui quindi.
Qui non c'è altra strada se non questa. Qui devo per forza uscire di qui. Ah, ho il coltello e torno di là, fanculo. Easy. Non è che ce la faccio senza luce? Yes. Professionista. Blind run vera. Fanno non pensare, disse la voce nella mia testa. Colpisci. Ticchettio metallico. Il meccanico mi portò sollievo. Ok, là. Voilà! Pam 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 pam. Esamina, Johnny. Schizzi di corpi nudi disegnati con tratti nervosi ed affrettati. Ok, tornando dallo Smoke and Mirrors, la sua voce mi perseguitava. Che ragazza incredibile, si è presentata come Selena. È appena arrivata in città, la sua voce nasconde una malinconia che mi suona familiare. È come un raggio di luna che ti sfiora, come un freddo vento del nord. Sono bastati pochi minuti e persino il più ubriaco era seduto di fronte al palco. Alcuni erano in ginocchio, piangevano. Lei è giovane all'aspetto, ma la sua voce no, porta la saggezza di molte vite. Ha riattizzato una fiamma che era scomparsa molto tempo fa. Cheat Michelino. Il suo canto ripuliva la mia anima, come se l'alchimista avesse gettato l'acqua distillata sulle ceneri della mia opera incompleta. Mi ha ricordato una vecchia amica, così vicina eppure così lontana. Se non fosse che lei, non torna mai sulla terra. Che fiamma. Meglio della pillola blu, sì. Aspettate che mi concedo una sigaretta, vediamo se mi uccido totalmente la gola oppure no. Però nel mentre che sorseggio il tè, gliela faccio secondo me. Ok. Di nuovo Selena, proprietario, ne era ossessionato. Da Selena William. L'estate del 35 è una lunga festa. Jim ci presenta gente nuova in continuazione. Dice che è parte del suo lavoro di produttore. Paga tutto lui, mi fa sempre bere troppo. Dice che le ragazze scandinave sono grandi bevitrici. Ma io non lo sono, l'alcol mi piace il whisky, finisco spesso ubriaca. Facciamo un concerto dopo l'altro, suonando in tutta la costa. Alla fine di ogni spettacolo la gente viene a trovarmi, mi offre fiori, mi dice che non si perderebbe un mio concerto per nulla al mondo. Non ci posso credere, ma sento già che sto cambiando. I miei occhi si stanno abituando ai riflettori, mi sento a mio agio sul palco. Imparo a sedurre gli ascoltatori, a sedurre gli uomini. Pensano che sia bellissima e io me ne approfitto. Facciamo le prove a casa di Gatz, il batterista. Ho una stanza libera e praticamente mi ci trasferisco. I miei genitori provano a fermarmi, ma ormai sono grande, non c'è niente che possano fare. Credo l'abbiano già capito come andrà a finire. Secondo me dovresti far leccare prima le sigarette al cane. Potrebbe essere buono per il mal di gola, vero? In che senso, Max? Madonna, l'aria terrorizzata, potevo capirla fin troppo bene. Beh.
mia sola famiglia dopo la morte di padre. Mancano le loro voci, i loro passi. Ah, ok, questa è quella di prima. Primo disco William Clair Delon del Bussy. Che cazzo ho trovato, mo? Ah, mi sa che trovi le scritte. Cioè, ma questo era un booster. Com'è possibile che facesse così bordello? The victims were all women from the lower classes, already bled dry by the depression. Who could be collecting these kinds of clippings? Il fantasma è uscito a prendere la moto. A sto gioco gli manca solo il fantasma che arriva col triciclo. Nic, 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 nic. Shit! Non trollare mai più i fantasmi, ricordalo. Porca troia. Che in faccia me lo son trovato. Questi save punitivi. Questi save punitivi. Ma avevo risalvato, raga, non mi ricordo. No, ancora la chiave, non ho salvato, ma bitch. Vabbè, ma perché mo c'è il fantasma qui? Sento un po' gracchiante come se alzato il volume troppo, si trovo vicino, magari mi sbaglio io. No, mal di gola, ma gracchiare teoricamente no. Occhio ragazzi che ho fatto l'aggiornamento di Windows un paio di giorni fa e sono sputtanate le cose, quindi cercate il vostro audio, eccetera. No, clippare io non sto clippando, quindi è impossibile che stia gracchiando. Sì, sì, lascia perdere. Sì, mi si è sputtanato l'audio, lo so, Lippo. Lo so, ultimamente ogni aggiornamento di Windows è un delirio per l'audio. Aggiornamento di Windows, cos'è stato? 2-3 giorni fa c'è stato? Ah, ma infatti è l'audio del gioco magari. L'audio del gioco ce l'ha il gracchino sotto, è fatto apposta. Allora, quindi abbiamo detto. Ok, doggiata la prima. Beh, poi easy, in realtà. Esco di qui e doggio subito a sinistra. Dai! Al buio, go! Like a boss. E a sto giro, non mi scordo. Però mi sto squagliando col tè bollente, oh. Che tipo di gioco è? Un'avventura molto 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 bello. Particolare ma molto molto bello. Sbagliato strada, sbagliato strada. Shit. Nice. Comunque il gioco prima spazio ci è anticipato, quindi forse un finale momentaneo. Ci può stare. Ci può stare in caso lo lo rifaremo più avanti.
Ok, qui siamo entrati, andate a sinistra e mi sono finito in faccia al fantasma, no? Come cazzo ero morto, sì. Niente, il cerino buggato. Dai, sei uno stronzo, neanche i fiammiferi sai accendere. Porca puttana, due ne ha buttati. The press clippings were all referring to the Black Lake Wolf, some serial killer going after women in the area. Notte Diego, domani. Quindi ci sono. Dai! Ma veramente? Hitbox rotte. Arbitro? Arbitro? Hitbox rotte. Allora lì devo trovare in modo. Devo fare il giro dall'altra parte e vedere riaccendere la luce. Ah, quando salvi si alza e non ha più il cerino, ma quando ricarichi starti che è il cerino acceso. Quindi in realtà non lo butta il cerino di quando salvi. Già arrivo. Tenevo in canna perché che cazzo di motè. E no, però prima abbiamo fatto sto giro. No, questo credo che devo. Eccola. Beh, è dall'altra parte. Non funziona la camera con le... era scollegato. Segui il cavo, Johnny. Un'altra stanza, va. Ciao, just in time. Dimmi che si apre. Ah, è la cucina. Putto, qualcuno mi ha spostato la guardanova diverse volte. Non si trattava di una coincidenza. Cos'è sto rumore? Spingerlo in avanti, no, Caputtana. Tieni fiammifero, Gian. What? Ovvio che lo finisco, minchia. Sta prendendo di brutto. Smoke and Mirror, scusa, è una sorta di club. Merda. Figa come un gatto. Vai giù. Vabbè, ce la faccio a correre un po' nel buio. Mentre poteva tornare utile, ma non sapevo ancora come. Non aveva senso, ero tutto reale, mi sarei svegliato a breve. Merda. La N di niente.
No, 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 albero della minchia. Ah, devo scrivere una parola? Vabbè, devo scrivere Selene. Chi sono io? Che tre lettere mi mancano. Erkand, estende il regalo di Alvi. Thank you, thank you. I cerini non ce li ho qua. Ah, minchia, di là dobbiamo andare. Ha passato molto tempo a ritagliare queste lettere, non per gioco. Forbici insanguinate sulla scrivania. Quante lettere mancavano, ragazzi? 3 o 4? Anche sono un LOL, la estende col regalo di Mollusca, l'ovio. Merda, merda. A parte che qui credo che anche se sto nel buio non muoio. Ok, Selena. E mettile dritte ste cazzo di lettere, no? Selfish bitch. Hello ghost. Porca troia. For an instant, I thought I was lying in a bar. That Selena was just a dream born from a whiskey bottle. But no whiskey would send you this kind of angel. She was watching over me. Allora, la spina comunque l'abbiamo messa. Cosa cazzo è? No, prima mi ha rifatto le manine come per spostarlo, no. Sembrava una stanza sotto assedio. Fantasma, cazzo. What? Cosa mi diceva che non si trattava di un'opera di un bambino? Ma scusami. Ah no, sì, abbiamo seguito il coso. Ok. Come sembrava non funzionare? Ma mi trolla. Dai, non buttare sti cazzi di cerini, oh. E lì c'è ancora il fantasma. Ma vuoi dire che si sdoppia il filo? Ho visto male. No, il filo è qui. E va qua. Perché cazzo non va? Ah! A meno che prende la corrente dalla cucina, devo mettere il... No, però... Ma che cazzo? Ma da dove? Dai! Che bici save. Che bici save che mi ha fatto.
A meno che, raga, devo mettere l'interruttore su cucina, ma mi sembra una cagata. Cioè, non avrebbe senso. A parte che io ci posso già andare, secondo me. Non so, aspettare che si illumini. Ah no, al cazzo, muoio. Shit. Ah, però quando muori ti dà l'inti il gioco, eh. Notte, Vespro. Quando muori ti dà comunque un int di quello che c'è in giro. Notte, pago. A domani. Ciao, Brain. Devo aspettare che fanno in giro le luci, allora. Allora, uno. E il problema è che abbiamo altri. Vabbè, ho ad esplorare quel corridoio lì, che c'era l'altro fantasma. Altre int particolari il gioco mica ce ne ha date. Che odio quando il miele rimane sotto la tazza. Yeah, Brain. Vabbè, ormai è 2-3 giorni che c'è. È 2-3 giorni che è lì. Ciao Nico, buonasera. Tutto bene? Due anni di Legendary, Pani. Due come quando gareggi e arrivi secondo. Due come due di picche. Due come le corna. Due come i voti quando non studiavi. Due come gli accenti circonflessi che triggerano il filtro anti-spam. Che bel traguardo. Love you, Johnny. Grazie per il super mega giant ultra mega iper supporto. Pani, se cerchi lavoro, però ho un lavoro per te. Potresti fare quello che mi fa i titoli degli stream. Perché i titoli degli stream di Pani sono i più belli di tutta Twitch. Cioè, io ogni volta che per puro caso, prima di fare lo stream, vedo che c'è Pani live, io nemmeno lo clicco. Però sono sub da 25 perché quel pazzo di Sbrim me l'ha regalata. E Pani fa dei titoli che boh. Pani fa dei titoli che... Ma non ce l'ho il coso per estendere, non ho capito perché, mi sa che me l'hai estesa prima. Non so com'è. Non ce l'ho. For an instant, I thought. Devo vedere... No, ma neanche la cosa del sub, perché poi ho proprio controllato, perché è l'unica che ho regalato al momento. But no whiskey would send you this kind of angel. She was watching over me. Allora, quindi il coso è un bait. Sopra c'è un fantasma e proviamo ad andare sotto.
Porca puttana. Ah, questa... Dai, vabbè, ma non è vero. Mo mi triggero. Cioè, la parte più incasinata del gioco mi hanno fatto il checkpoint bastardo. Dai, chi è che fa i 2 anni ora? Su, un altro alert dei 2 anni. Come on. Purtroppo Just, sì, l'ultimo checkpoint che ho è qui. Il fatto che parto, faccio 2 metri e rippo, e quindi manco lo trovo il save. Ma non capisco perché la luce non vada. Dai, che muoio. Dove cazzo sono finito? Ma dov'ero? Fuck me. E come capisci lì che c'è il fantasma? Eh no, lì te lo pigli in faccia, Adam. Lì te lo pigli in faccia e sai che c'è. Eh sì, già, se rimani al buio, ma in tutto il gioco è così. Se stai più di tot secondi al buio, rippi. Però questa parte qui è ancora più bastarda perché è tipo un trip e non hai fiammiferi. Infatti la prima volta l'ho fatta tutta lenta, lenta, tranquillo. C'è qualcuno che abita ad Udine? Ciao Fairot. Non so, qualcuno è di Udine? Perché non si è illuminata? Ah, perché non ho guardato il coso. Fuck me. Ciao Cool Name. Fermata della verde. Guarda che ce l'arriva. Ok. Che sono rischiato. Che c'è un cazzo di albero lì, ci vado a sbattere. White Knight si chiama, Trito. Torino è pieno, Lady Jane. Pieno pieno di torinesi. Piccolissimo Fairot, cioè. Ma ti serve causa? Cioè, nel senso, chi ti risponde deve cederti la casa? Intendi questo? Sì, di Torino c'è Step, c'è... C'è Randolone. Ce n'è un po' di Torino. Bella Olteon. Ah, Gor con i Prime. Uno nuovo. Grazie, grazie per il supporto e benvenuto. Scrivilo sul gruppo di Telegram, Fairot, è più facile. I thought I was lying in a bar. That Selena was just a dream born from a whiskey bottle. But no whiskey would send you this kind of angel. Ah, raga, giù mi sono preso il fantasma in faccia. Dritto mi piglio il fantasma in faccia. Su mi piglio il fantasma. Ma che cazzo è, oh? No, su non è detto che me lo prendo in faccia, però aspetta.
Minchia, sei lì. Gary William Vesper, non vado più a caccia, vado allo smoke tutte le sere solo per lei, Selena. È venuta fin dalla Norvegia per trasferirsi in California con i propri genitori. Cantava laggiù. Mentre la sua carriera decollava, aveva avuto una relazione seguita dalla stampa con un importante produttore. Poi era finita a Black Lake, il proprietario non sapeva altro. L'unica cosa che importa è la sua voce. E non mi riconosco più. Quando mi esercito al piano, finisco sempre per immaginare di trovarmi con lei a fianco. Guardo Luna e vedo i capelli di Selena risplendere alla luce dei riflettori dello smoke. Non so niente di lei, eppure per me è tutto. La sua tristezza è la mia, la sua solitudine è la mia, il suo jazz è il mio. Ma come posso dire a lei queste cose che, che per me sono scontate? Mi rendo conto di non sapere niente delle donne. Ma sono due addirittura. Allora devo... Ma vaffanculo, guarda che avevamo un save qui. Ah, però non posso perché non ho la luce. Ah, la candela. Vabbè, esploriamo intanto e poi salvo. C'è la luce. Go! Niente più lettere. Niente più lettere. Sono i riflettori lì sopra, porca puttana. Cosa mi dicevano? Si trattava dell'opera di un bambino. Ci sono i cerini. Interruttore sembrava non funzionare. O che c'è un'altra candela? Potrebbe essere quella roba lì che si... Dai! Non è una candela? No, un vaso. Abbastanza allontanare i più curiosi. Vedi, però non mi chase, cioè rimane lì a camperare quello proprio. Notte Simo, a domani. E vabbè, sei un cretino, madonna mia. La figura con la lampada aveva portato sicuramente anche una lampadina. Quindi quello... Ah, non va perché non c'è la lampadina. Dove minchia la troviamo la lampadina? Hai un problema. Ti va fuoco la casa. Non hai studiato e devi dare un esame. Non hai i soldi per le bollette. Sta troia. La ragazza ti ha lasciato perché hai tre pollici opponibili. Niente paura, scrivi a Treccine Botte Police. Non risolverà il problema, ma almeno ti terrà impegnato un bel po' con... No, le sue istruzioni. E non penserai ad altro. Finito io. Grazie, Pani. Cazzo è sta room? Ah, la shortcut. Ma esco, mi piglio fantasma in faccia, guarda. Caputtana. Shit. Vabbè. Vabbè, che burgeria. Ok, se n'è andato. Mi un cazzo di lampadina, please. Non ti mi hai detto quanto ti amavo, grazie di tutto.
Minchia, questo... Shit, proprio come lo devi accendere? Non vado più a caccia, questo l'abbiamo letto. E non urlare! La lampadina. Vedi, da lì sopra... Cioè, la lampadina la posso togliere da qualcosa che è acceso. Questa me la fa guardare. Me la fa guardare per farmi capire. No, Johnny, vai tranquillo che il problema non è. Ma se n'è andata? Ma no, il cazzo è qua. Dai, vabbè. Minchia, è lì davanti alla porta. SOS lampadina. Questo l'abbiamo già letto. Cos'è che segna qua? Cavolo, sul pavimento sembrava un serpente, ma si è proprio un deficiente, altro che sembrava un serpente. Qui sono le foto. Ah, questo vabbè, non l'avevo, l'abbiamo già visto, ma non l'avevo cliccato ora. No, temi, sto domani. Some serial killer going after women in the area. Se premi M si... no, è ovvio. No, lì Windows non c'entra nulla, Johnny. Lampadina. Ah, qua. Dimmi che la smonti, Johnny. Dimmi che lo fai. Nope. Da questa che è mai caduta? Dai, dai, dai. Come on, prendi la lampadina. Fuck. Ciao, Necro. Qui c'è ancora il fantasma dietro, vero? Yes. Via. Raga, idee sulla lampadina? Se non ne devo backtrackare. È in qualche posto dove magari l'abbiamo vista, ma giustamente non sapendo che gli serviva, non me la faceva prendere. La Remembrance, buonasera. Ciao Mauro. Dove cazzo è il bic quando serve? Ma tu scherzi, veramente? Una lampadina, una lampadina. Stavo forse vedendo la luce dell'incidente. Ma io non mi ricordo di luci in giro. Hai droppato di prepotenza con lo spazio? No, l'abbiamo finito. Eravamo vicinissimi alla fine ieri. Solo che ho quittato. Paura del buio. Bitch. Dai, telecamera di merda. Ehi, te la simula la lampadina perché era un interruttore per terra. Che poi in realtà è la shortcut.
com'è? Ah, non l'ho sbloccata. Però il gioco effettivamente ti fa sbloccare la shortcut per qui. Non è che in cucina è successo qualcosa? Nel forno? No, ma la lampadina del forno è diversa. A meno che lo devo lasciare centrale? No, così è spento, dai. E se un mod glielo sticca, ragazzi, a Fyrot, per favore. Centrale spento entrambi. Qui analizza la carne. Prendi la lampadina, ci ho provato, Sara, ma non me la fa prendere. Tempo era un pasto, ora un banchetto per mosche. Però ripeto, la shortcut che ci fa sbloccare porta qui. Sì, no, vabbè, sticcatelo senza notifica. Beh, che è mezzanotte. Mezzanotte, sai. Messaggio stickerò ovunque tu sarai. Che si sveglino. Brava, Alvi. Le esigenze di un pollo sono più importanti del sonno di 300 polli. Beh, vago, finisco i fiammiferi in caso e poi ricarichiamo se trovo il posto, ma... No, Rilly, si è spenta, mo. Che culo. Adesso sono tornato qua. Ciao, Seppia. Oh, baby. Ah. Vabbè, fino a qui mi pushiamo. No, la porta. Preso. Vabbè. Ne sono tanti, Necro, però si spostano. Ciao, Jack. Sono tanti e si spostano. O che c'è altro da fare qui? Quindi qui dice chiaramente la figura con la lampada aveva parlato sicuramente anche una lampadina un tempo. The press clippings were all referring più o meno, Necro, è figo di brutto, eh. Some serial killer going after women in the area. Nel baule che avevamo aperto all'inizio, quello prima della cucina. Ma non posso neanche più aprirlo perché il fuoco è spento. Questa pianta di piano terra mi sarebbe stata utile. Affanculo. Qua niente.
Cazzo, qua due lampade ci sono, ma non gliela smonta sta cazzo di lampadina. Cioè, vedi, qui c'è il segno della lampadina, ma perché tenta di accenderla? Guarda Valak con i due mesi. Welcome back, Johnny. Grazie, grazie mille per il supporto. Mese più importante. Sono sicuro che non la smonta questa, sì. Vai tranquillo, Slazer. Che problema c'è? Una scatola di vecchi... No! Ci ho creduto per un attimo. Ci ho creduto quando si è inginocchiato. No. Aspetta. Senza che non l'avevo letto. La villa è inutilmente illuminata e decorata, manca una magnificenza adatta a un patrimonio come quello di Vesper, un lavoro di un romantico degenerato, una macchia su questo inizio secolo. Dato ordine di togliere i fiori sulla testa del giardino, impediscono di muoversi e il loro profumo d'estate è insopportabile. Non ne ho parlato ad Henry e questo l'ha fatto incazzare. Per la prima volta penso di aver visto qualcosa di simile alla collera nei suoi occhi. Per qualche secondo è stato un uomo, poi è tornato a chiudersi nella sua malinconia, a suonare piano tutto il pomeriggio. Quella stupida musica jazz che puzza di dissolutezza e miseria, minchia. Ok, non posso uscire. Era chiuso ma non mi sarei fermato, mi serviva aiuto e lì dentro l'avrei trovato. Sai, avevi fatto la rima, cretino. Telefono RIP. Sì, anch'io, Alex, avrei già bello che dato fuoco alla casa. Qui si torna... Qualcosa intorno deve restare nascosto, ma cosa? Boh. Il coso, regà, non ha avuto un utilizzo. Cioè, non mi ci fa proprio interagire col pendolo. Non fate la battuta, vi prego. Non fatela. Già finito, Breathed? Yes. Ah, l'hanno già fatta prima, me l'ero bevuta, niente, l'ho dovuta leggere ora col pendolo. Aspetta che mi sta andando a puttane il mignolino, va, tanto si gioca solo con un coso. Ah, mi funziona pure quello di destra? Go. Il frigo funzionava, nonostante l'aspetto decrepito. Guardiamo qua. Il tempo era un pasto, ora un banchetto per le mosche. Fiammiferi per tutta la casa, va bene. Una forma indistinta con la padella. I cassetti qui. Dove dobbiamo andare, bitches?
cazzo, non l'ho aperta. Vabbè, faccio prima morire e tornare di là. Kill me, pussy. Stai barcollando nel buio come me, vabbè. Siete on fire proprio. Nessuno che l'ha giocato, regà. E spara un, non lo spoiler, ma un suggerimento velato. Non è un fantasma che passa, quanto creepy. Allora, l'unico test che non ho fatto, ma dove c'è la spina dalla parte della catena? In che senso? Ma dove c'è la spina dalla parte della catena? Non ho capito. Scusa, non ho capito. Supermercati sono pieni di lampadine. Effettivamente, come ho fatto a non pensarci. Shit! Ah, ma è lì seduta, tra l'altro. Oh, merda. Oh, baby. Juked, juked. Oh. La mano c'è un odore nauseabondo di morte e putrefazione. Ieri abbiamo seppellito. Secondo me non è giusto, però, raga. No, Sara, è l'unica cosa che mi rimane. Però in realtà il problema è che non c'è la lampadina, quindi non può essere la corrente il problema. Ma come esci? Non lo so. Ieri abbiamo seppellito madre, mentre tutti piangevano io la maledicevo. Guardando la bara che lenta scendeva sottoterra, era come un oscuro rituale, tornata dove deve stare. Alla terra non interessa, la terra non la teme, la terra non ha orecchie per sentire le sue grida, né pelle per sopportarne le percosse. Ma di notte, nella mia stanza, non appena ho spento la candela, ho sentito un respiro nel mio orecchio. E la sua voce, ti salverò. Ho gridato, Sara è accorsa a vedere cosa stesse succedendo. Le ho chiesto di dormire con me. Ho sognato madre tutta la notte. Camminava per casa con quei suoi occhi ciechi. Come un lupo, attendeva dietro la porta della mia stanza. Il dottor Rosenthal dice che può capitare a chi è in lutto. Si inventano le cose, per me è solo terrore, non mi sto inventando niente. Margaret non se n'è mai andata. Oh, madre! Rompere i coglioni che devo ispezionare, mi sta una lampadina. Ok, questa è la foto della tomba fuori. Via. Sì, vabbè. Ok, secondo piano è forbidden per il momento. Il secondo piano è forbidden. Ok, in realtà al lato della spina c'è una... Al lato della spina c'è una stanza in alto. Si vede una... Ah, ho capito quale intendi. Questa. Eh no, non... È una stanza piccola e ci sono due fantasmi. Ah no, questa qui è la solita. È quella che mi collega alla parte... all'altra parte della casa. È quella da dove siamo arrivati qua. Però lì c'era un tasto. Dai, bitch. Mi sentivo come un bambino che si gode la luce dopo un brutto sogno. E ho trovato un dildo, cos'è?
Ah, no, la scarpetta. Questa è la scarpa di prima. E c'era una porta, giusto? Ah, la cara vecchia Boston. Stretta fra la terra e il mare, dove i Lowell parlano solo con i Cabot. Che solo con Dio san parlare. Un brindisi a Boston, di John Collins Bossidy. Inno dei brindisi di Boston. Niente. Non ha detto mi permetti di essere uomo. Una statua africana in legno. Un uomo, un dio. Ho acceso la luce, ma... Quindi lì si va in cucina. Anche qua c'è... Sembra che ci sia la lampadina con la corda, addirittura. Al centro. Guarda lì. Ma si resetta il bastardo. No, questo non è doggiabile. E no, questo è un altro. Questo è un altro. What? Ho chiuso la porta, veramente? La SP a vento, niente. Ma chi è che... Dai, ma è lei che mi chiude la porta, non ho capito. E questo sta camperando pesante, mo. Dai. Ok. Ah, minchia, c'è un'altra che vaga. Ma che merda, è rimasta bloccata in mezzo alle due luci. No, Titanos, a domani, grazie mille. Cazzo di lampadina, dai. Merda. Però lì mi faceva guardare qualcosa, eh. No, dai, c'è un cazzo di sgabellino ribaltato al... Dai. C'era lo sgabellino ribaltato. What? Glitchone visivo sul muro. Il discorso è che... Sì, forse serve la lampadina. Ma alla fine, anche se prendo la lampadina, non faccio altro che esattamente quello che ho fatto quando l'ho doggiata. Adesso provo a ridoggiarla. Era una feature di luce, esatto. Sblocchiamo la shortcut. Bella Zoster. Facciamo una roba, salviamo ora, almeno non devo più fare queste due cagate qui.
Sto pensando, ma... Bella Mello. Manca già il fantasma nella porta, ma provo a ridoggiarla, vediamo cosa succede. Ripeto, secondo me prima si è glitchato. Infatti. Bella Dark. È bellissimo, Zoster, ma sei arrivato in un momento infame perché sono stuccato da mezz'ora. Non riesco a capire che cazzo devo fare. Cioè, ci riprovo ancora un paio di volte, ma ripeto, per me... No, vedi, per farcela ce la faccio sempre, eh. No, vedi, mo mi ha preso durante l'animazione. Esce una scritta quando muori? Sì, viene scritto chi è lei, Selena. No, qua per andare avanti legit serve la lampadina. Vedi che si glitcha. Si glitcha perché proprio si risiede lei. Cioè, noi non dovremmo entrare così qua dentro. Merda. Shit, cornered. Bitch. Bitch, 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 bitch. Non saprei neanche dove andare, ragazzi. Cioè, la casa l'abbiamo, credo, rigirata tutta, eh. Cioè, o che ci manca una porta? O ci manca una porta e proprio c'è una stanza che non abbiamo visto? E torniamo qua verso l'inizio. Però all'inizio cosa c'è? Il tavolone. E qua si va in libreria. E in libreria non c'è nient'altro. Cioè, quella l'abbiamo girata per un bel po'. Di qua dritto si va in cucina. Questa è sempre la cucina. Notte Vlada, domani. Questa è la scioccattona proprio per davanti alla cucina. Vedi, ho venuto qua apposta per vedere questo, ma no. Sei velato? Sì, Sara. Grazie. Vediamo se sei brava a farlo velato. Tu riprenditi. Ah! Cioè, hai capito? Si caga addosso e chiude la porta, raga. Io non ho schiacciato nulla. Proprio la chiude dallo spavento, come quando lanci le cuffie. Visivamente non mi piace e non fa neanche paura. Ma non deve essere un gioco di paura. Non vuole essere un gioco di paura. The press clippings were all referring to the Black Lake Wolf, some serial killer going after women in the area.
plum. Ah, aver acceso l'ultima luce è la strada giusta? Mi ha molto velato. È velatissima. No, non è un investigativo, regà. Tu hai fatto un incidente, vieni in sta casa e vuoi solo essere, vuoi solo tornare a casa tua. Quindi aver acceso la luce è la strada giusta. Montagna in Europa. Abbiamo deciso di accettare la tua proposta di ritrarre la nostra famiglia. Non sappiamo niente di arte, ma credo sia doveroso mostrare ciò che sta succedendo al cuore dell'America. Il nostro appartamento, come vedrai, è molto piccolo e buio. Ci manca casa nostra. I ragazzi chiedono spesso quando torneremo. Non riescono a credere che una banca possa rubare la loro casa. Ieri mi hanno detto: cosa se ne fanno? Non hanno una casa propria? Le cose non vanno veramente male quando non hai risposta alle domande di un bambino. In ogni caso abbiamo detto loro del tuo arrivo e sono entusiasti. Cazzo. Notte, sera, domani. Prendi un matrimonio di facciata, una donna tanto regale quanto gelida. Ciao Brado. Ma è la strada giusta, ma in realtà mi riporta all'inizio. Qui c'è il telefono. Baby, una maschera africana, niente. Ma tu guarda che figata una lampada. E invece, paesaggio pacifico. La palla è coperta di terra fresca. Era impossibile aprirlo. Dannati armadi. Sempre impossibili da aprire. Ciao Pinco. Ah, quel Nieblind mi sa. Ah, sai dove è acceso la luce? Cioè, proprio qualcosa qui? Cosa minchia ci siamo bevuti? Questa l'abbiamo letta. Qui c'è la scarpetta. Raga, aiutatemi, c'è qualcosa da vedere che io non sto vedendo. Ma vaffanculo. Ma vai a fanculo, vai. Ma vai proprio a fanculissimo. Minchia se non si vedeva, raga. Una lampadina. Grazie. Comunque sia il ritratto ti guarderà sempre negli occhi. Go allora. Abemus lampada. Ina. Quindi ora possiamo accendere la luce. No, che cazzo dico? Devo mettere la lampadina. Bitch! Perdonami, Wacca, non t'avevo proprio letto. Mamma cara, ti prego di non preoccuparti, hanno dimezzato lo stipendio di Robert, ma dovrebbe riuscire a non perdere il lavoro, è così che va con questa crisi.
Anche se dovremmo sopravvivere con 20-25 dollari a settimana, io faccio il mio meglio per trovare il cibo con il baratto o qualche lavoretto. Cuocio molti pasti insieme per non sprecare gas, raccolgo vestiti usati e risistemo, ovviamente compro solo il pane del giorno prima. Almeno se è secco i ragazzi non lo ingoiano in un boccone. Siamo fortunati, nessuno di loro si è ammalato, ma l'inverno è in arrivo. La settimana scorsa siamo andati al cinema con Paul a vedere L'Angelo Azzurro con Marlene Dietrich. Che donna! Ecco, 5 dollari. È meglio che posso fare per ora, ma presto sarò lì da te. Riguardati. Ok, quindi, vabbè. Fermi, non è che abbiamo fatto chissà che passo avanti, eh. Perché comunque una volta col glitch, anzi due, c'ero entrato qua. Allora, quindi qui... Vabbè, io ho provato ad andare su però prima. No. Oh baby. Niente, guarda che bastardi. Arredatori della minchia. Luce, luce. Aha, bitch. Dall'altra parte. Ma però è scappato anche questo. No, non è vero, è andato in primo piano. E quello sulla scala? Shit. No, non riesco a rushare. Beh, era schizzato. White Knight si chiama. Ciao, Randolone. Dai. Lampadina. Lampadina. Aspetta, ma quella porta lì? Capisco se è chiusa. Oh baby. Lascia starmi. Via. No, facciamo così. Prendiamo i cosi. Abbiamo preso la lampadina. E facciamo il save. Povero Randolo, ora soffriranno. Ora soffriranno. Sei uno stronzo. Ciao, pinguinello. Vince il premio di uomo riassunto. No, no. Non è che c'è un'altra luce che non ho visto. Ma veramente, ma quanta sfiga devo avere in corpo? Troia. Damn door. Too heavy for me to breach it, especially with my bad leg. Porca troia. Ora Zoster con i 4 mesi, welcome back. Limited perspective is as closed as this door. Welcome, welcome back.
dai, cazzo di camperone. Vai via. Ok, in fondo. Secondo me qui non si può salire. Madonna, raga, la telecamera mi rimanda indietro proprio. Boom. Both of you. Subare dal tablet è orribile, eh. Grazie indeed. Hello. Dai. No. Ah, devo cliccare. Il piano superiore è... Beh, certo che scusate, però abbiamo trovato una candela. She had climbed the stairs like a diva heading back to her dressing room. No, te senti, ma domani. I was barely able to stand up. I was trying to follow a star in the midst of black holes. I never felt so relaxed. Bella trick. Cioè, c'era una candela di 2 metri. Cioè, non poteva accenderla e portarsela dietro. Capitolo 3. Una stella può bastare. Lo dico tutti i giorni quando la vedo. Era come se fosse andata a ricordare quella montagna. L'avevo già vista da qualche parte. Johnny, sono 8 quadri uguali. Shandon. Rapido passaggio per rinnovare il sub. Notte a tutti. Notte, Johnny. Grazie, grazie per i 10. Riposati. Proprio un avvertimento con simbolo fedele. Chiunque avessi sotterrato quelle mare avrebbe potuto incontrarlo in qualunque momento. Johnny, ma finché qualcuno di vivo, cioè, non mi fa paura. Belli capelli. Margaret giaceva sul pavimento come se fosse stata degradata. Feeling her so close was overwhelming. For a moment, I was a teenage boy again, witnessing a woman's magic for the first time. She for the first time and forever. Like an angel who had fallen to earth. I tried reaching out to her. Minchia, 2 settimane, randolo. I had to find a way to get her to see me. I had to find a way to enter her world. Dovevo trovare un modo per far sì che lei mi vedesse. Non mi vedi? Sono qui. Ieri Luna mi ha abbandonato. Un cielo senza fondo. Ho provato ad aggiustare i cavi in casa, ma sono scappato. Mi rimaneva solo lo smoke. Sono andato in città per scoprire che Serena non avrebbe cantato. Maledetta sfortuna. Ho bevuto molto. Ubriaco, mi sono seduto al piano come faccio a casa. Ho improvvisato un lamento jazz. Qualcuno ha alzato la testa. Lei era lì, un bicchiere in mano. Qualcosa è esploso dentro di me. Ha cominciato a cantare, spingendomi a continuare. Poi ha detto: ho incontrato pianisti dalle dita d'oro, ma le tue sono fatte di carne. Il tuo è un tocco umano. Hai talento. Abbiamo bevuto tutta la sera e parlato del passato. Ho cominciato a piangere. E non sapevo cosa fare. Il suo volto attirava la luce come la luna crescente. Vuole che suoni per lei, con lei. Sono così felice. Sono fuori di testa. Ho bevuto troppo e mi sento male. Hai capito? Alla fine gli ha data a botta Selena. Non hai capito, Peppiniello? Mi ha detto, guarda le mie dita di carne. Era forse una celebrazione di femminilità, i disegni erano splendidi in ogni caso. Pervertito! Se era un uomo col cazzetto di fuori, dicevi, sono disegni satanici e squilibrati.
California, i tuoi fiori di sale fanno riccioli dei miei capelli. È qui che ho trovato la chiave. Allora, California, i tuoi fiori di sale fanno riccioli dei miei capelli. È qui che ho trovato la chiave. E mi ha reso finalmente donna. Danzando ho guardato a fondo nel tuo torrido cuore di perla. Papà, mamma, è tutto vero. Guardatemi uscire nella luce accecante, sul palco dove mi aspetta il destino, dove il pubblico arde per il mio canto. Signorina, gridano, lei è meravigliosa. Con quale onestà? Mi fate paura, dico, ma mento. Datemi altro champagne che mi faccia cantare, questo vino frizzante come un usignolo, libero di volare finalmente. San Francisco, la mia pelle è bianca sotto i riflettori, lascia che canti la tua eco. Los Angeles, portami in paradiso, fra gli angeli, bla 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 bla. Beh, una canzone che però tradotta purtroppo non funziona. C'è il dubbio che la macchia derivasse da un assassinio. Minchia, direi. Questa è Margaret. Con la scarpa col tacco. Cerca il collegamento. Forse sicuramente non riuscì a trovarlo. È sta roba. Quindi deve essere legato al mondo della produzione tessile. Dove minchia siamo? Un altro Vesper nel mondo. William, figlio mio, voglio renderti orgoglioso. Il retaggio di Vesper è un dono del passato. Ok, quello che abbiamo fatto prima. Quindi questo è il pupo. Notte, Matt. Anzi, buon lavoro. A domani. Anche oggi mi sono svegliato di scatto. Sentivo come un peso sul mio petto. Le ombre sembravano addensarsi sempre più, spinte dall'odio, il suo odio. Quella maledetta non mi lascerà mai. Ho provato ad accendere le luci, ma sono state nuovamente fusibili. Mentre cercavo i fiammiferi sotto il cuscino, ho sentito, buon Dio, ho sentito la punta delle sue unghie sul braccio. Ho gridato e sono caduto dal letto. Poi, mentre l'oscurità che striscia mi avvolgeva le gambe, mi sono ricordato dei fiammiferi che tengo nella tasca del pigiama. Vabbè, ne ho acceso uno ed è sembrato che la stanza si gonfiasse, tornando alle proprie dimensioni originali. Non riuscivo più a dormire, sono andato in città. Devo fare qualcosa, questi momenti di pace sono sempre più evanescenti. Sono dei graffi sulla porta. Io non ci entro qua. Come potrei dire, resti di oscurità. Libri di astronomia. Ieri era il compleanno di madre, mi ha tormentato tutta la notte, la sua voce è come quella di un insetto, i suoi insulti mi hanno fatto impazzire, i colpi, i graffi mentre dormivo. Dove eri Luna? Sei stata lontana così tanti notti. Sono sceso dal letto, ho preso la macchina, giunto in città, ho visto quella ragazza solo sul marciapiede, i suoi capelli erano neri, un colore che aborro. Ho aperto la porta della macchina, le rubriache congelate, è salita, il coltello era sotto il sedile e non ho avuto la forza di farlo. L'ho portata qui. È legata alla sedia preferita di madre. L'ha già insozzata per la paura. Un merda. Ho indossato la maschera e un abito adatto, ho cominciato a tagliarla sugli avambracci e sulle cosce. Sangue ovunque. Mi sono sentito male e sono uscito per vomitare. Non è bastato, nessun segnale da Luna. Nel frattempo, madre e il suo coro di ombre deridevano il mio fallimento. Cattivo bambino, vergogna la tua famiglia, stronzate, o vedrai. Ciao Marghe, grazie per l'host. Ok, delle note musicali sotto. Me lo sembrano note. Oh madre. Il bagno. Asciugamani e altri oggetti.
Una pianta del secondo piano, un problema in meno da risolvere. Non potrò passare tutti i giorni per curare gli attacchi di tuo marito. Come già ti dissi, a questo punto del discorso della malattia, del decorso della malattia, sono inevitabili e destinate a peggiorare. Capisco la tua preoccupazione, soprattutto considerando le sue responsabilità all'interno dell'impresa. Vesper, ed è per questo che ti invito a prepararti al peggio. Harry si rifiuta di essere mandato in ospedale. Le sue ultime volontà comprendono il desiderio di stare con la sua famiglia fino alla fine. Lascia che metta a tacere ogni dubbio, una volta per tutte. La sifilide non è una condizione ereditaria e non è trasmessa coi geni, bensì da madre a figlio tramite la placenta. In altre parole, non si trasmette di generazione in generazione. La sifilide ha ucciso tuo padre, ma tu sei in ottima salute, così come tuo figlio. L'idea di una forma di demenza congenita ed ereditaria è solo un'ossessione, un costrutto intellettuale. Nulla di più, dovresti riposare, sembra esausta. Profumo nel bosco all'esterno è una tentazione insopportabile. Ok, quindi qui è solo Lore che ci fa capire che lei non era malata, o comunque però era convinta di esserlo. Bella, fruttolo. No, io non ho aperto. Col cazzo che entro. Ma proprio col cazzo. Stavo studiando un rito sacrificale a Merindo. Quando sono saltati i fusibili, le ombre mi hanno afferrato e scagliato a terra, trascinandomi verso il magazzino. Sono riuscito a schiacciare un interruttore. L'elettricità mi ha salvato. Furibondo ho afferrato il pugnale e la maschera. Sono tornato dalla ragazza. Mi sono seduto su di lei e, seguendo il mio istinto, l'ho pugnalata nel ventre. La matrice sacra, la sua pelle bianca come la luna, diventava più rossa ad ogni colpo. È allora che ho visto il compimento di un'arte più alta. L'opera in trasformazione dal bianco, l'albeto alchemica, alla rubedo. Il rosso che conclude la magnum opus. Minchia, con tanto di rintocco. Tutto ha acquisito un senso. La vita, la morte, la trasformazione della materia, la tintura attiva dell'elisir filosofale che scorreva sul mio corpo. Inebriato, ho versato tutto il suo sangue, fino all'ultima goccia, e mi sono immerso nel suo corpo mentre guardavo la vita lasciarlo. Quando mi sono girato, l'occhio argenteo di luna era tornato e ci fissava dalla finestra. Le ombre erano silenziose. Sono libero, credo. Il sangue ha parlato, ho trovato il modo di zittire la notte. Porca puttana, raga. Niente, quanto cazzo è grande il secondo piano. No, ma c'era un'altra porta, oh. Questa. Ok, è bloccata. Ma un save, per favore. Cioè, se mi fai salvare io entro anche. No, ma allora ha senso, Jin, che devi stare attento. William, figlio mio, mi si spezza il cuore a pensare che tu mi possa vedere in questo stato il giorno della mia dipartita. Ammiro il tuo coraggio e non so come ringraziarti per aver pensato a me come tuo padre. Non come un pazzo o un malato, fino alla fine. Sono stanco e mi tremano le dita, ma vorrei dirti ancora così tante cose. La morte è una cosa terribile, William. Ci rende deboli, vigliacchi. Ci porta via ogni cosa. Tipo l'accendi... Oh, eccolo qua. Vederti crescere mi riempi di gioia. Mi ha reso più che un semplice uomo. Sono un padre. Spero di averti insegnato abbastanza. Non fidarti di tua madre. Ascoltala ed obbediscile, ma non fidarti. Quando compierai 20 anni assumerai il controllo delle fabbriche Vesper. Sarai ancora giovane, ma avrai consiglieri saggi e fidati. Ascolta sempre Jack Winterstone. Lo conosci già. Col tempo capirai che è un amico insostituibile. Allora, solo allora, sarai libero da lei. Devo dormire. Quando sarai in difficoltà, suona il piano. Io ti sentirò. Sembra una stanza sotto assedio. Ok, quella è la frase che dice per quando sono sprangate. Porca troia. Ok, ok.
No, dai. Invece ad accendere l'abajur, però. Giusto un tantino creepy, sì. Sì. Non fa paura il gioco, ma è molto creepy. Dai. Bella Rez. Notte Zossa domani. Aspettate, datemi un secondo solo. Plum plum. Pla pla plum. Pla 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 plum. Ok. Mi trovavo qualcosa non andava. This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to mimic another. Memories, maybe. Suppressed memories. Sadness. Letting myself fall into a trap was starting to be a bad habit. Bella voce ha lui, oh. Notte chica, a domani. Crudone di illegalità, povertà e solitudine. Ciao Ale. Where are you? Sean! Sean, where are you? Sean! Ma mai vero, Vespa. Mai. Sento sempre più stordito. Dovevo uscire il più in fretta possibile. Un piano. Oh shit. What? Cioè sono morto. Ansia di che, Brain? Ho un piano. This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to mimic another. Memories, maybe. Suppressed memories. Sadness. Letting myself fall into a trap was... Rip. Dove cazzo devo andare? This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to mimic. Prova a non muoverti, ok. Memories maybe. Suppressed memories. Sadness. No, raga, Rippo. Letting myself fall into a trap was... Soffri di attacchi d'ansia, ma c'è sempre un motivo per gli attacchi d'ansia. This room was different. It was a dead space. A breach opened in the night. A world trying to mimic another. E quello che volevo fare, ci ho provato la prima volta al buio a rushare il piano suonando, cioè schiacciando la barra, perché il tipo dice quando... Ma what? Allora era andato storto. Era andato storto.
Ti prendo. E nana. Minchia, diretto. Cioè, figa, neanche la Manzo Team fa sta fine così in fretta, oh. Ma che cazzo. Riposa in pace, era davvero quello che voleva? Che spreco. Ah, lì teoricamente dove abbiamo startato, su. E io sono qui. What about you? Non riuscivo a immaginarmi in una situazione così misera. Era? Era caduta davvero in basso. What? Ma minchia siamo, mo? È troppo buio per vedere qualcosa. Ma c'è una cazzo di lampadina. Ah, vuol dire che devo rispegnere ancora? No. Per giocare insieme al sbagliamento. Il letto veniva spostato spesso. Ah, questa è la stanza dove sono entrato prima? E perché non ho i cerini? Devi trovare qualcosa che ti distragga in quel momento, Brain. Devi trovare qualcosa in quel momento che ti distragga e poi passa subito. Devi astronomia, la luna, crateri, mari e miti. Ma ah, il dipinto nascondeva uno spioncino, la storia si faceva sempre più losca. Una chiave. Bella, principe. By the holy light. I cerini. Solo tre minchiosi cerini. Dammi più cerini. È successo stanotte verso l'una. La casa era silenziosa. Sara aveva messo William a letto dopo cena ed Harry era andato via dal salotto verso le 10 dicendo che era stanco. Pensavo non avessimo più bisogno di giustificarci. Ero in camera mia a dipingere quando le grida mi hanno fermato il cuore. Pensavo di aver immaginato tutto, ma le grida sono ricominciate. Un'antica paura che risorgeva nuovamente dall'abisso. Una porta nella mia mente che credevo chiusa per sempre si era aperta di scatto. Dietro di essa un bambino, una bimba spaventata che vedeva suo padre tornare dalla morte per portarla via con sé. Mi sono ricomposta come potevo. Sono andata in corridoio. Le grida venivano dalla stanza di Harry. William era sveglio e stava per entrare in camera di suo padre. L'ho rimandato a letto ignorando le sue lacrime. Sapevo cosa mi aspettava all'interno. Shit. Ho un po' paura ad aprirlo, ma apriamolo. Ok, la carta igienica. In attesa di essere portato in bagno. E lì che scalpita. Una spazzola. Una riccia spiccia. Una boccetta di profumo francese. Una qualche idea della fertilità. Cianuro. Ah, un profumo. Ah no, un profumo piuttosto fuori dall'ordinario, ok. Rossetto, va bene. Abbiamo preso una spazzola.
Era vero la mia volta nello specchio, sembrava un cadavere. No, Johnny. Non si fa. No, te di Jane. Harry si contorceva sul letto, le mani strette convulsivamente sulle lenzuole come fossero catene. Sara è entrata e ha cominciato a gridare: è posseduto! Le ho detto di svegliare la servitù e di chiamare il dottor Rosenthal. È stato fin troppo contento di andarsene. Mi sono avvicinata ad Harry. Nell'oscurità i suoi occhi erano come palle di mercurio, gli occhi di suo figlio. Il suo petto era coperto di cicatrici, graffiato dalle sue stesse unghie. Mi ha afferrato la gonna, sibilando: eccoti qua, Troia. C'è scritto. Mi ha tratto a sé, verso lo sceno rigonfiamento. Ma come? Il passato e il presente si sono uniti, tracciando una linea di sangue verso il futuro. Un uomo perduto e distrutto, proprio come mio padre. Ero condannata. Dio mi aveva voltato le spalle. Faremo finta di non aver mai letto quella cosa. Shit, mi sembravi sotto. Buttana. Dai, no, mi devo rifare tutto il pezzo. Dimmi che mi ha checkpointato quando siamo arrivati qui. Impazzisco. No. È il gioco più bastardo del mondo. A me che, vabbè, sono, sì, sono 2 minuti, però c'è più a leggere. Suppressed memories. Sadness. Ciao Pande. Ma no, non è un horror. È molto creepy, ma non è un horror. Letting myself fall into a trap was starting to be a bad habit. Ti tocca anche rileggere. Una denuncia per cosa? Nancy Randall mi vuole denunciare. Ditegli qualcosa. Dite qualcosa a Randallone che mi vuole denunciare. Ciao Ele. Lo conosci? Bravo Sam. Io me l'hanno regalato un po' di mesi fa. Dovevo farlo, alla fine non avevo mai il buco. Stasera abbiamo finito quello dello spazio. Ho detto go. Ti porterò via fino all'ultimo pollo. Ma è già iniziata la moria, eh? È già iniziata. Con largo anticipo. Ma voi dite che... No, vabbè, al massimo mi dà tipo l'achievement, perché sicuramente quando rippiamo magari non li rileggo tutti. Un'enorme quantità di sangue mi viene a vomitare. Non ho guardato la finestra con... Che cazzo è? Vetri rotto e temporaneo nel litigio. Mandato la